tutti voi, dopo che è passato un giorno e mezzo, vi ritrovate in piazza. Io con una mano blu. Esatto. Vi ritrovate in piazza, allegramente nel primo pomeriggio, va bene? E siete lì che state ditemi voi cosa state facendo. Vi siete appena ritrovati proprio, appena finito di mangiare, siete corsi in piazza e vi siete appunto ritrovati. Di solito o vi mettete a giocare a nascondino, andate al fiume, andate a fare un giro nel bosco. Io corro lì, voglio provare questi occhiali, voglio vedere finalmente con le ragazze che cosa succede. Ragazzi, com'è andata oggi? Lo sapete che è venuto mio zio? Ah sì, è venuto mio zio, mi ha portato un sacco di roba nuova. Volete sapere che cosa mi ha portato? Prendo. No. No, ma sì. Prendo gli occhiali. Faccio. Cosa fa? Io ho gli occhiali e te li indico. Ah, quelli sono quasi da soci, hanno lenti un po' scure. Ma i miei sono molto più belli. Non è vero. Sai cosa fanno? Io sono stata morsa da una volpe ieri. Cosa? Sì. Tanto forte. Non ci credo, fammelo vedere. Faccio così, non c'è niente. Il mio papà mi ha curato. Sì, non ti crede nessuno. È vero, era bianca. Stai bene? Sì, una adesso volpe. Sì, però ieri ho fatto tanto male. Io ieri sono stato qua, sono zannato da un occo. Cosa? Da un occhio? Io non ho saltato questi occhiali. Ma però nessuno si è stato di cagano. Effettivamente non funziona. Sì. A un certo punto vedo che non mi cagano, mi metto gli occhiali. No! Ma io in realtà mi interesso a lei e la volpe. Anch'io a lei, cioè lui che mi dice. Ma cosa è successo? Come hai fatto a mettere una volpe? Mi impettisco pensando che il vocione. Ragazzi! Ti spacca i timpani. Si sono girati, siete girati? Io se urli, sì, se urli. Adesso vi faccio vedere. Ah, voi due, venite qui! Perché? C'è un mezzo passo. Perché no? Ragazzi, perché non facciamo botte? Perché dovremmo fare a botte? Vuoi che tiri un morso anche a te? Che fanno male. Non funzionano. Devo tornare da zio. Ma, niente, scusate. Ma cosa... Il veleno scontro tutto rosso. Ma cosa fa? No, niente. Diceva che si poteva fare a botte con le ragazze, che gli facevi fare quello che volevi. Ti ha preso in giro. Ma di che parli? Mi incupisco. Poi prendo un chiodo un chiodo da scalatore, perché saranno grossi. Sono io non so neanche che cosa sono a fare. Però guardate cosa ho trovato! Ta-da! Un coltello grosso! Guardate un'arma, avete si visto? Si vede, è un chiodo. È un chiodo con un anello in cima, ok? Ma vabbè, sono tipo quelli da per scalare, quindi sono i picchetti. Esatto, sono dei picchettoni grossi così, con un anello dove fa passare la corda dentro. Sembra un coltello. Guardate, un'arma! Sono riuscito a procurare un'arma! E volete una? Ce ne ho altre? Due, tre? A me dammene uno. Vai, tieni. Voi non ne volete? No, grazie. A me mia mamma ha dato un animaletto da compagnia, ve lo presento. Sì. Perché ieri sono riuscita finalmente a superare il suo esame. Mi ha fatto un sacco di domande e sono riuscita a rispondere. Che brava, la sapevo. Questo è la solita cervellona. Si chiama Bianca perché è bianco. Ok. Ed è una femmina, abbiamo deciso in questo momento. Vabbè. Non lo sai. No, tiro fuori, sì, magari poi è un maschio. Tiro fuori questo topino sulla mano e certo, ce l'avevo fatto nel vestito in una tasca, cioè che stava lì. Sì, che stava lì. E cosa fa? Ma anche io ce l'ho anche a casa. Però io ho un'arma! Ma... Come gliela punti lui e non usa la punta di questo chiodone. Hai visto? È un peccato che ho lanciato via la fetta di formaggio ieri. Maide! Hai gettato la fetta di formaggio tu? Te lo porgo. Perché c'è io li faccio tipo così col dito. Poi guardi a me non ha mai morso, però... Io comincio ad avere paura degli animali adesso. Sì, noi li stiamo cagando, possiamo parlare, guarda, io ho fatto... Tu che hai buttato il formaggio, ho detto. Perché hai buttato il formaggio? Perché mio nonno ieri mi ha detto porta questa cassa al guardiaboschi. Sei andato al guardiaboschi? Sono andato al guardiaboschi. Dal vecchio guardiaboschi? Tutti rimanete un po' colpiti da questa notizia. E sei ancora vivo per raccontarlo? E il cane stava dormendo e io
faccio un passettino minuscolo dopo l'altro, arrivo alla porta, ma alla porta mi rendo conto che devo bussare, bussare, il cane sta svegliando, il cane va svegliando! Ma tu non è impazzito a mandarti dal guardiaboschi? Ma no? Cosa gli è saltato in mente? La stessa sera mi ha lanciato un martello. Ha un bozzo da un lato. Secondo me mi dice per diventare più forte. Dice un metallo per essere più forte devi batterlo forte. Mio papà dice che per diventare più forte devi mangiare la verdura, non i martelli. Mia mamma dice che per diventare più forte devi leggere, ma voi non sapete farlo. Io so leggere. Tu sai leggere. Leggere. Ogni tanto organizzo l'inventario per mio nonno. Beh, lui non sa leggere. Ma io so fare a botte. Nella vita non serve saper leggere. Sa leggere, però. Quando riesci a comunicare. Sì. Io mi ignoro. Sì, non dovrò parlare con lei. Fa così, però. Che poi... Tu che fai invece? Dai, sentiamo. Non faccio a botte. E come comunichi? Lo vedi? Ti stiamo ignorando. Allora. Con le parole. Con le parole si comunica. Allora, non vi sento. C'ho i pugni nelle orecchie. Mentre siete lì e discutete tra di voi, arriva anche Vicar. È vivo. È vivo. Ha dei segni di... di tortura. Non sembra. Non che voi notiate. Ciao Vicar. Con la mano. Oddio, io lo vedo un po' sfrisato. Sì, un po' sfrisato. Quella è del passato. Esatto, ce l'ha sempre avuto. Ciao ragazzi! Ciao Mika! E alla fine sembra... Ti è stato scoperto? No, è andato tutto bene. Tuo padre è passato stamattina, mi ha fatto prendere un colpo. Sì, anche da noi. Ah, anche da voi? Anche da noi, sì. Sì, ha detto che doveva passare a prendere le donazioni, una cosa del genere, non ho capito. Io pensavo fossi morto. No, sto bene. E ieri è passato. Quindi cosa volevate fare? Io ho preso questo amo, potevo andare a pescare al fiume. Sì, mi sembra una buona idea. A voi e anche questo filo di ieri. Una buona idea da Duncan, wow. Ma almeno non magari prendiamo un grosso pesce e ce lo mangiamo. Ma perché non torniamo nella grotta? No, non mi sembra una buona idea. Vedere se troviamo qualcos'altro. Tipo dei ragni? No, ho promesso a mio babbo che non ci andavo più. Ma hai detto a tuo babbo? No, gli ho detto tutto. Gli ho detto che c'era questa grotta, che c'erano dei ragni e mi siamo scappati. Non gli ho detto proprio tutto. Se io lo dicevo a mio nonno saremmo... Ma gli ho detto che siamo scappati, non gli ho detto delle armi. Come non gli ho detto che gli ho schiantato una a terra? L'unica cosa che dovevi dire non l'ho detto. Beh, forse era meglio non raccontare proprio niente. Sì, vabbè, mi ha scoperto, quindi gli ho detto qualcosa. Come ha fatto a scoprire? Un disegno, bisognasse degli anni. Ma tutto il villaggio facepalm. Ma sei scemo. Perché ero un attimo, ero triste, mio peluccio non c'è il pensato. L'amore ha fatto bene, amore, metti. Smettila, no, dubito. Vabbè, se... l'importante è che non sappiano tutto. Esatto. No, non c'hanno delle armi, non di tutto detto. Vabbè. Mentre siete lì, che state... parlando tra di voi. Anche te le sentite, siete nella piazza principale del mercato e sentite a un certo punto una discussione fra due figure che sono poco più in là rispetto a voi. Queste due figure sono il padre di Vicar, quindi il capitano delle guardie, e un elfo, un anziano elfo, dall'aspetto abbastanza austero. Aspetta, quanto deve essere vecchio l'elfo per essere così vecchio? Abbastanza. Vecchio. Molto vecchio. Dagli occhi color ambra e i capelli bianchi è Davnan Lesto Fiume, il padrone del mercato. Ah, il riccone. Esatto, il riccone. Il pappone. Sono esattamente fuori dal mercato e stanno discutendo lui e appunto il capitano delle guardie. Lui dice: ma non puoi fare proprio nulla per questo mio problema.
E il capitano delle guardie risponde: no, guarda, è un problema tuo, io non posso, come dire, impiegare le forze della guardia cittadina per questa cosa, mi sembra davvero ridicolo. Ecco, vai, chiedi a uno dei cacciatori, lo paghi e ti aiuteranno. Sì, ma io, ho fatto tanto per la città, chiedere questi nezzi a voi guardie sarebbe utile, cioè insomma, sapete tutti, no, cioè vabbè, lo sapete, diciamo, per sentito dire, così non vi interessa molto, però sapete che è un tirchio lui, uno tirchio, non c'ho voglia di spendere. Sì, ma io non posso appunto impiegare le guardie cittadine per il tuo servizio, non siamo una tua guardia, siamo la guardia della cittadinanza, quindi se ci sarà un attacco a quel punto aiuteremo anche il tuo palazzo del mercato, ma se insomma dobbiamo venire a ripulire la cantina mi sembra una... no, ecco, no, Davina, mi dispiace, ma basta quel po', andiamo al tuo palazzo. Esatto. Ah, ok. E Davnan, lui, appunto, sì, però cioè, appunto non posso continuare così, stanno mangiando i viveri, stanno mangiando le scorte, io sto perdendo soldi giorno dopo giorno e non riesco a mandarli via, cioè non riesco a mandarli via, non lo dice, però dice, non posso chiamare un cacciatore per così pochi topi. Chiamiamo l'esercito, prendo il mio topo e lo metto in tasca. E lui noi siamo lì a ascoltare, però noi siamo lì, tipo lo guardiamo perché state ascoltando la conversazione mentre facevate questi discorsi, cioè, state sentendo questa cosa e chi è rivolto verso di lui? Decidete voi. Io sono molto preso. Okay, io sono molto preso dalla situazione. Anzi, del cibo. Lui. L'ho preso a cuore. Appunto, sta parlando con Thorion, il capitano delle guardie, e poi si gira verso. Cioè, vi nota. Nota che lo state guardando. E si mette. Ecco, proprio idea. Bling. Si avvicina verso di voi, cioè guarda il capitano e fa: forse ho trovato io un modo per risolvere il mio problema. Bando dei bambini di 3 anni. Esatto. Si avvicina verso di voi e Thorion lo segue da dietro, è incuriosito, si mette a braccia con Serte e lo guarda e lui si china verso di voi e fa: ciao ragazzini, avreste voglia di guadagnare qualche moneta? Sì? Sì, signore. A me le dà la mamma, ma... Che dobbiamo fare? Beh, sarà una cosa divertente. Ma noi lo conosciamo, cioè abbiamo confidenza? No, confidenza no, però lo conoscete, sapete che non è una persona cattiva, è tirchio. È solo tirchio, diciamo. È tirchio, sì, sì. Beh, una cosa divertente. Ho qualche intruso nelle mie cantine, nelle cantine del mio negozio. Cosa vuol dire intruso? Beh, qualche animaletto indesiderato. Lei c'è già ritirata. Cioè, il mio topo che in realtà lo sta fissando da una parte. Non so se la nota. Così. Però. No, per ora non lo sta notando, lui è concentrato a guardarvi negli occhi a voi. Ho qualche topo che mi infesta, che mi mangia le scorte di cibo in cantina. Facciamo così, ho saputo che molti dei ragazzini al villaggio stanno cercando dei lavoretti per accumulare soldi per il circo che arriverà la settimana prossima. Non so se anche voi avete questa necessità, però sono disposto a offrirvi una moneta di rame per ogni topo che mi portate. Una moneta di rame? Per ogni topo? Anche esatto, una moneta per topo. I topi possono essere tanti. Una moneta. Due monete di rame. Fai per ogni topo. Fai una prova di persuasion. Ragazzi, sto raddoppiando i profitti. Sì, sì. Tira 6 contro il capo dei mercanti. Ma lei che ne sto simpatico, io ricordo il figlio, sono ciccione.
ha una figlia e è bellissima. Per i standard medievali, bellissima vuol dire ciccione. Vedi, vedi, ha una figlia ed è bellissima. Rispetto a te, sicuramente. Sei anche un po' lesbica. Questi non sono affari tuoi, sei lesbica. E lui ti guarda e fa... Tu, da grande, diventerai un buon mercante. Grazie. Da grande. Quindi... Ti guardo la faccia. Una moneta per ogni corpicino che mi portate. Oddio. Io non ho intenzione di uccidere dei topi. Io guardo su. Quante li dobbiamo catturare? Non ha detto di ucciderli. Sì che l'ha detto. Corpicino, che cosa vuol dire secondo te? Ho capito che non sai leggere, ma non sai neanche parlare. Li puoi anche catturare. Se siete abbastanza... Li voglio uccidere. Se siete io li voglio fuori dalla mia cantina. Se siete abbastanza bravi da prenderli e portarli fuori senza ucciderli, sono doppiamente contento. Il mio topo sale sulla mia spalla e lo guarda così. Signore, una domanda. Il topo, fammi vedere. Lei è molto brava. No, il topo è molto impaurito. È impaurito. E allora io lo tiro fuori. guarda come sono carini. Sì, sono delle bestiole molto simpatiche. Finché non stanno nella mia cantina. Possiamo... Penso che possiamo aiutare. Ma signora, no. Una domanda. Ma nel caso signor diciamo... Signor Lesto Fiume. Signor Vasto Fiume. Lesto Fiume. Esatto. Signor Lesto Fiume, ma nel caso riusciamo a scacciare i topi senza ucciderli, com'è la paga? Te l'ha detto. Ma mi scusi, una moneta per corpicino, ma se non ci saranno corpicini, come funziona? Quanti topi sono? Bisogna farglieli vedere. No. Esatto. Ma se non ci sono topi rimasti, che dobbiamo catturarli. Io starò alla. Su, nel negozio, quando avete finito di catturarli. Perché non penso che li facciate uscire così. Un'idea, possiamo aiutare. Possiamo fare questa cerca. Sì, d'accordo. Certo. Io vi aiuto a patto di non ucciderli. Non mi piacciono le cose morte. Uccide. Non guardate me. Proprio se. E si alza in piedi, Vicar, e tutto questo tempo è stato lì con voi. È tutto felice, sembra essere felice anche lui. Fa sì, dai, andiamo. Sembra una cosa divertente. 105. Suo padre è ancora lì che lo sta fulminando con lo sguardo. E quindi a Vicar. Io guardo il mercato e faccio: possiamo avere un'arma? Sì, no. Guarda, il capitano delle guardie, potrete avere qualcosa di adatto alla vostra età. Sì, ho già pensato a tutto, ovviamente. Avevo intenzione di chiedervelo già da molto tempo. Posso cercare di aprire semplicemente? Abbassò ci faccio. Perché non... Palese. Sì, fammelo anche un vantaggio. L'avete sentito 10 secondi fa? Io abbasso la voce, mi rivolgo a lei e le faccio. Hai visto? Lo sanno già tutti. Passa la voce. Intanto Vihar, appunto, era lì che stava venendo, era tutto felice, stava già mettendo la mano al suo coltellino, perché lui ha un coltellino. Notate che suo padre lo fulmina con lo sguardo e quindi fa: io, ragazzi, mi sa che... guarda suo padre. Sì, abbiamo altro da fare, Vihar. Scusate, non posso venire oggi. Magari ci vediamo domani. No. Ci vediamo stasera, sì. Stasera ci sarò alla... Stasera c'è la cerimonia... questa cerimonia sacra a questa divinità. D'accordo. Ci vediamo stasera. Va bene. Io gli faccio un occhiolino senza farlo vedere dal palco. Tipo mi giro verso di lui. Sì, sì. E gli faccio... Lui ti guarda, sorride a te come sorride a tutti e poi dopo... suo padre prende a camminare lui dietro e suo padre si ferma un attimo, si gira verso Davnan e gli fa: mi raccomando, non cacciare questi ragazzi in alcun guaio,
Ma certo, certo, sono solo, è solo qualche topo. Thorion, se ci sono qualche topo, non ti preoccupare. Loro se ne vanno e il vecchio elfo si alza in piedi e fa: bene, seguitemi, su, piccoli soldati. E si mette a camminare. Inizia a marciare. Arrivate dentro al negozio, ci sono, vabbè, il negozio, in tutti questi banconi pieni di cibo, salumi appesi, eccetera. E poi c'è una botola che porta allo scantinato. Lui apre questa botola, ci sono delle scale di legno che scendono. Se volete posso darvi... Inizia, tipo, apre un armadio lì di fianco, tira fuori un paio di scopettoni, un pezzo di legno, è veramente, che verosimilmente è il manico di qualcosa, però non gli manca l'oggetto, e ve li passa a voi. Se volete potete avere... Hai delle gabbie. Sì, è giusto, avevate detto, per catturarle. Sì, prende, vi dà un secchio, allora vi dà un'arma a tutti, okay. Scegliete voi che cos'è, fa un D4 più la forza, scegliete okay. voi se è una scopa, un pezzo di legno, un badile, un badile, una paletta di legno più che un badile. Allora prendo... Non vi dà niente manico. Di ferro, okay. Di ferro non avete niente. Prendo, okay. Sì, sì, va bene, quindi scegliete voi che cosa, se volete prendere qualcosa. No, io non la prendo. Va benissimo. Beh, poi io prendo un bastone, sì, una scopa per buttarli dentro la trappola. Scopa, scopa. Vi dà appunto questi arnesi qui, vi mette a vostra disposizione, anche sì, un secchio volevi, mette un secchio, se vi serve della corda o anche quella, vi dà della corda e infine... Ci può dare del formaggio? È qualcosa da usare come esca. Va bene, va bene. Abbiamo un fito. Tira fuori, vedete, tira fuori anche una rete. Se vi può servire ho anche questa, la infila dentro al secchio. Sì, va bene, del formaggio, dovrei avere qualcosa, vedete che va un attimo nell'elettrobottega, tira fuori effettivamente un pezzo di formaggio bello muffoso e fa, sì, dategli questo che non è più buono da vendere. Vabbè. Ok, prego, giù le luci sono accese, quindi non dovreste correre rischi, ecco, di cadere o altro. Vi serve qualcosa? Qualcos'altro? Al massimo possiamo tornare dei su. Dei sacchi magari. Una corda! C'era già data! Sì, la dei sacchi. Dei sacchi? Sì, va bene. Forse è meglio... Aspettate un attimo. Va dietro di nuovo nel retrobottega e torna con una gabbiotta. Con delle barre di ferro piccolina, sembra da animale, come può essere il topo o degli uccelli, con l'ingresso da sopra. E fa, ecco, un sacco probabilmente lo rosicchierebbero se sono ancora vivi, ma questa da qui non scappano. Grazie. E vi passa questa gabbia. Io lo schiacciami. Bene, allora mi trovate qui. Quando avete finito, fatemi vedere quanti ne avete catturati e riceverete la vostra ricompensa. Va bene. Grazie. Yeah. Andremo vincitori! Ne sono sicuro! Vado via! Prova a dire il tuo nome, ma non se lo ricorda. Ok. Se lo ricorderà presto. Diventeremo leggenda. Quindi, qui no. Ditemi, sterminatore di topi. Cominciamo a preparare una di quelle gabbiette. Sì, con le schegge, io volevo mettere tipo sì, la trappola, il formaggio non si mangia, lo stecchino e la cosa dentro. Iniziate a scendere queste scale di legno che sembrano sono molto vecchie, scricchiolano parecchio anche sotto il vostro misero peso. Scricchiano al suo passaggio e poi anche al vostro, ma soprattutto al suo. Scendete piano piano al piano di sotto. È una stanza abbastanza grossa, che c'ha un angolo a L sulla sinistra. Ci sono tavoli, scaffali, casse, barili di ogni tipo. Cioè, di ogni tipo, sui tavoli poi c'è cibo, cibarie varie, bevande varie, ci sono anche un paio di casse con degli utensili dentro, un po' di tutto. Come arrivate giù,
notate subito, immediatamente, ci sono un paio di topolini. Topolini è un eufemismo, sono dei ratti, letteralmente. Ah, boia, sono pantegani. Sono, sì, sono bello, sulle bestie. Su un paio di tavoli, ok, che stanno rosicchiando del cibo. Ditemi quindi voi cosa fa. Stanno lì, vi notano e si bloccano un attimino a guardarvi come arrivate, poi iniziano, continuano a mangiare, però sempre fissandovi. Ma qui hanno tutto il cibo che vogliono. Non credo che quello che ci ha dato. Attacco! mi lancio lì. Così, io lo so, con la scopa in mano. Penso il più vicino. Sì, o ti mangiano a te. Ok. Boh, se volete monto tutto, se no si fa così a... No, beh sì. Non lo so, non è necessario. Vabbè, per ora diciamo di no. Te ti lanci nel mezzo all'attacco. Vai, tiratevi iniziativa. Io in realtà, cioè, se lui si lancia, se riesco ad acchiapparlo, provo a fermarlo, se no no. Cioè, non so se riesco in qualche modo a... Comunque gli urlo dietro. Fammi un tiro di destrezza. Sì. 19-20 contro il tuo tiro di costituzione per correre. Ti blocca, ti ferma. Così ti spaventi, sei stupido? È perché questo è lo scopo, dobbiamo spaventarli. Non è che vado lì ci parlo e diventiamo amici. Scusa, ma potresti entrare dentro questa gabbia? Ma se li spaventi così si nascondono. Ma qualcuno dovrà farli correre. Ma sì, non, ma così. Cerchi, non a giro, ok? Sì, bisogna prima pensare a un piano. Io li spavento, voi costruite qualcosa di intelligente, io l'intelligenza non ce l'ho. Ma tu li stai spaventando prima che noi abbiamo costruito le trappole. Per fare le trappole ci volete un paio di molli. Chi? Che molle. Chi? Molle. Tiro fuori dalla bisaccia un paio di molle. Non ho capito perché c'è la R in questo. Sì, infatti ci infila. E tutte le martellate che gli arrivano. Effettivamente. Devo fare un paio di molle. Cosa ci dobbiamo fare con le molle? Con le trappole più efficienti. Tu non ci pensare, il tuo ruolo arriverà dopo quando ci sarà da spaventarli. Le abbiamo costruite, le facciamo fare niente, andiamo. Non c'è vero. Guardate che vi sento. Quindi, quindi queste molle, i topi in realtà, cioè, si sono un po' spaventati, però come te l'hai bloccato, stavano iniziando a scappare indietro, però vedendo che siete comunque rimasti lì, hanno fatto qualche passetto e poi si sono fermati. E tipo quello che è sul tavolo centrale, più vicino a voi, si sta rimettendo a rosicchiare il pezzettino di carota che stava mangiando. Guarda, quello c'ha la stessa espressione di tanto. Potremmo chiamarlo così una volta che l'abbiamo catturato. Ma non possiamo provare ad avvicinarci piano piano? Piano piano. Domanda, ma le scale sono pioli o scale? Sono scale. Ehi, guarda cosa fa con queste molle. Vado in cima e non torno in cima, faccio cadere la molla. Non è la molla slitta, infatti. No. Che peccato. Quindi cosa dobbiamo fare con queste molle? Ma potremmo farci una trappola. Con le molle. E tu sei capace a fare una trappola con le molle? Posso muovarci da qua. Cosa? Non penso. C'è una voce dal nulla e fa cosa? Posso provarci? Scusate, qualcuno di più intelligente? Ma almeno questi due possiamo anche... Abbiamo la gamba, sì, potremmo provare, sì, di avvicinarci. Piano. Io fiamo al suo cibo. Magari fai un po' di la dimensione più piccola, se dice la stampa. Ma non è così carina. Ma loro non sono carini come Bianca. Ma non lo farei. Possiamo ammazzarlo. Sono tipo il doppio di Bianca. Esatto. Come è fatta con Bianca? Con la Bianca. Sono più grossi. In realtà sembrava già amichevole quando me l'ha data la mamma. E niente, io mi sono avvicinata, le ho fatto una carezzina e lei... Però non so, non credo. Va bene, io comincio... Mentre voi discutete, io comincio a appoggiare le trappole. Le gabbie. Beh, ce l'abbiamo le gabbie. Cioè, sì. Abbiamo una gabbia bionda che è aperta dall'alto. Secchio, no, secchio, ok. Quindi, se attacchiamo il secchio alla corda... Beh, questi qui possiamo provare semplicemente a prenderli, esatto, avvicinandoci, sì, piano. Ci mettiamo... Beh, vediamo come fate, sono curioso di vedere come vi avvicinate col secchio.
scusa, glielo facciamo vedere, andiamo dietro. Prego, fatemi vedere. Qualcuno li deve distrarre e un altro si avvicina. E che cosa volevo fare io? Ma tu li volevi spaventare, non distrarre. Corrono, non sono distratti perché scappano. Ma se loro corrono, come fa poi l'altro a prendere? Perché l'altro li aspetta lì con il sacco. Ma non c'è, non abbiamo un sacco. Che cazzo abbiamo? Un secchio. Vabbè, un secchio. Se volete ve lo può aver dato un ma sacco. Ma possiamo ammazzare le panze che una rete abbiamo. Posso andare lì col cibo? Io prendo la rete. Tu da dietro col cerchio cerchi di accreditare. E se poi ti mordono, se ti avvicini, metti il cibo sul bastone. Tu vai lì col cibo. Cibo sul bastone. Ti mettiamo sul bastone. Il bastone. Io la rete in mano. Ma la rete ci facciano dei buchi, no? No, spero di no, perché sennò che cazzo io faccio. No, è una rete più fine, tipo una rete da pesca. Ok. Cioè, la rete con dei buchi così utilissimo. Tutti, grazie. Chi manca anche te, ecco. Grazie. Allora io provo, va bene, il cibo sul bastone. Prenderle con la tu prendi con la rete e tu e io provo con il cerchio. Io vado a quello e tu ragazzi, usa le morte. Ma non dobbiamo per forza mangiare, possiamo anche solo tramortirli, no? Volevo farvi notare una cosa, stanno già mangiando. Sì, ma gli diamo cibo più buono. È più quel formaggio che ci ha dato è muffoso, però magari ha più odore. L'unica persona, l'unica cosa che si distrae qui con quel formaggio è Duncan. Allora distrai lui. Io la scopa ma vicino al topo mi sono detto. Allora okay. Distrai Duncan. Provo con questo. Cosa, allora ditemi uno per uno cosa volete fare. Io sto aspettando che si decidano perché poi io vado di nuovo a ricorrere a farli. Ok. Te vai a rincorrere quello a destra piano piano e poi gli lancio la rete addosso e cerco di catturare a lui. A quello lì, sì. Ok. Quindi te quindi vai verso di lui con la rete. Esatto. Io volevo mettere del cibo. Ah, no, in realtà non il formaggio che ci ha dato lui perché è morfoso. Cerco qualcos'altro. È pieno di cibo. Prendi del formaggio buono. No, no sono più verdi. Sì, vabbè, trovi anche del formaggio, però sono tome di formaggio intere. Ok, no, allora qualcosa che riesco a attaccare. Una qualche bastone. Tipo di verdura. Tanto io prima. Sì, sì, no, infatti. Ci metto tipo qualcosa sopra e mi avvicino all'altro a questo pomodoro. Punto. Ok. Come da cosa sta mangiando? Un pezzo di carota. Ci metto una carota intera e mi avvicino. Te ti avvicini a lui e te ti avvicini a lui. Sì. E io poi... cerco di fare il giro da dietro. Sì, io e esatto. Acchiapparlo con il secchio. Okay. Cioè, mettergli il secchio. Quindi sopra. Te magari ti metterai più in qua. Sì, va esatto, bene. Allora, voi due mi fate un tiro di percezione. Aspetta, te cosa fai? Voi ma due. Visto che loro sconciano due. Io sto dietro a un Q e sto affrontando le cose. No, io lì sto col topo. No, ma io, io ancora io sto lì che sto aspettando, sono seduto così con la scopa qui. Vediamo cosa fate. Ah, allora io vado in conto a quel topo con la scopa. A quale? Quale? Questo? Quello. Questo? Questo? Rovinando il loro piano. Va bene. Ah, io non so, scusate, ma non capisco chi sta andando dove. Allora, loro due stanno andando su non lo questo... vedevo il tizio qua. Sì, il ginocchio. E loro due stanno andando su quel topo, una con un bastone con in cima una carota. Allora, io sto qui nel mezzo. E quello è lei, però va bene. Tieni, te sei questo. Ok, io sto qui nel mezzo e tengo d'occhio entrambi i topi. Se scappano, c'è questo è pronto con la scopa. Ok, diciamo mi preparo la scopa. Molto meglio. Va bene, c'è l'azione preparata. E te invece sei lì che li stai guardando. Sto aspettando. Allora, voi tre, allora a questo punto, Duncan, Alfira e Tarin, fatemi un tiro di percezione. Percezione. Sì. 21. 17. Ok, allora voi due notate che come iniziate a arrivare in questa zona della stanza, qua giù c'è un altro topo, ok? Che però svicola subito, come vi vede, scappa e va. Dove? Lo perdete di vista. Dietro, vediamo dove si nasconde. Dietro i barili. Quella dove c'è quei barili. Dove c'è quei barili lì. Sì. Quei due barili all'angolo. Ok, poi. Oddio. E questo è quello che è successo. Anche te cosa hai fatto? 5. Anche voi due fatemi un tiro di percezione. Vabbè, fate sì, io? Tutti. Sì, sì. 18. Doppiamente hai fatto prima per 17. Entrambi notate che c'è un altro topo qua giù dietro. Lo notate voi perché te sei qui che stai guardando la situazione e te sei quella che si è avvicinata di più. Ok. Notate che c'è un altro topo che svuca, c'ha qualcosa in mano che sta rosicchiando anche lui e vi osserva. Ora,
Lo intimidisco. Gli urlo in faccia. Charmi con gli occhiali. Sì. Ma sì, allora, charm su persona. Come funziona il planeta? Esatto, avrei bisogno di saperlo. Allora, te devi fare un po' di usare la tua azione. Partiamo da, da te, appunto, che sei. Devi fare, usare la tua azione per fare un tiro. To make a DC 10. Mi sa che è il nemico che deve fare. No, questo è per liberare. Ah no, te devi fare un tiro per colpire. Ah, ok. È un'arma, quindi devi fare un tiro per colpire. Sulla destrezza? No, sulla forza. Forza, perché forza. Throne è forza. No, non posso. È special throne. Special throne, devo per forza. De sulla forza. La rete è sulla forza. Cioè, devi lanciare. Ok. Però se faccio 18. Ok, che lanci questa rete. Contemporaneamente, te stai distraendo. Stai tentando di distrarre il topo. Fammi un addestrare animali. Che palle, quando devo fare le ho 10. 10. Ok. 20 di fila. Aspetta che mi devo prendere le caratteristiche dei topi. Scusate, qualcuno vuole fare scatto dei topi. C'è la peste bubbonica e uccidiamo tutto il villaggio. La capriona. Ok, hai fatto 10. Ok, il topo sembra essere attratto da, dal movimento che fai fare a questa piccola carota. Ok. E quindi te... Provo a metterci sopra il secchio. Fai un tiro per colpire. Su? Sempre forza. Su forza. No, vabbè, non su forza, direi su destrezza. Però con vantaggio, perché lei è riuscita a distrarlo. 16. Ok. Lo... In un attimo tutti e due, tutte e tre, no, tutte e due, perché te comunque, agite, te lanci la rete e poi subito dopo ti lanci sul tavolo, esatto, per prenderlo e lo afferri questo grosso topo che rimane avvinghiato nella rete, te tum, metti giù il secchio. Okay, cioè mi metto sopra con il peso su questo secchio e chiamo loro, portate la gabbia, portate la gabbia, sì, anche arrivo, la gabbia, anche la gabbia, arrivo, prendo la gabbia e corro verso di loro. Ok. Corri verso di loro, riuscite a prendere questo topo, esatto, lo buttate, butta dentro, lo buttate nella gabbia e due topi nella rete. Il topo, proverà a liberarsi dalla rete, che dal secchio non può, cioè potrebbe rosicchiarlo, ma ci mette secoli, però dalla rete deve fare un tiro di forza CD10. La rosicchia del secchio. Il topo avrà tipo 4-5 forza. Ma un secchio di legno? No, no, per la corda. Per la rete. Prova a rosicchiare la rete, ma non riesce. Lo smuovo per cercare di. Lo smuovi, cade di schiena, tenta di rigirarsi, squittisce, squittiscono tanto, però non riesce a liberarsi. Quindi questi due ratti sono nel vostro sacchetto. Ah, due monete! C'è un altro laggiù! Dove? Ah, eccolo! C'è quello che avevi. Nei barili! Andiamo, questo. Sì, esatto, che però notate scappare e entra in una fessura, vi ho detto le scale sono di legno, non di pietra, entra in una fessura tra le scale, cioè nella struttura delle scale proprio, c'è questa piccola fessura e si salta dentro. Ah, ok, vado lì con la carota, magari esce fuori, sì. Magari proviamo, sì. Poi lo catturi. Ho un'idea, io vado in cima alle scale, faccio dei pestoni e uno sta fuori a aspettare con il secchio. Mi sembra sia abbastanza travallante la scala, non mi pare il caso. È un'idea migliore, stai così con la carota 30 minuti. Però potrebbero spaventarsi effettivamente, magari con la rete. E uno sta pronto lì con la rete. Battici con un bastone sopra, non ci camminare sopra. Ma abbassano i piedi. Sì, ma se cadi ti fai male. Ma non l'ha detto. Ma vuoi batterti un bastone? Ci camminerò sopra e basta, non farò dei pestoni. Ma perché ci devi camminare sopra? Stai di lato e ci batti dal lato. Io ci cammino, io vado in cima alle scale e dico... Qualcuno può andare solo un secchio, per favore, e quindi ti metti qui. No, aspetto a salire, perché se salgo potrebbe uscire, non c'è nessuno. Ok. Mi metto davanti alla fessura con il secchio, tipo, va bene, quindi te ti metti qui. Mi ho passato la corda e la rete, quindi sto con la rete pronto pure io.
lì, te sei lì dietro, cioè qui accanto a lei. Te stai lì, te dove stai? Io provo con la carota al buco, la avvicino. Ti metti qui anche te, quindi, Vitto. Sì. E te? No, io ci sto cercando lì, cioè questa cosa si preparano loro quattro, li vedo tutti. Te ti metti qua? Che stanno discutendo come sempre, quindi io cerco lì se ci sono magari delle altre fessure, altre cose, e poi andrò. Io ho visto, io ho visto questo top, quindi poi dopo andrò là. Ok. Però intanto sto lì e cerco lì. Va bene. Quindi l'azione inizia quando te inizi a camminare sulle scale. Sì. O tu usi un bastone, non ho capito. Tutte e due. Spacco le scale. Va bene. Attacco la scala. Quello che succede è che come inizi a camminare sulle scale, mettete quel bastone lì, iniziate a sentire un po' di rumore dietro a queste assi delle scale e poi dopo il legno marcio che le compone si sfonda e esce uno sciame, molti ratti. Fuck. E quindi ora mi tirate l'iniziativa. Può valere quello di prima. Ehi, abbiamo fatto tombolo. 13 1, quindi 2. Wow. Prima c'era andata molto bene. Uno. Allora, aspetta, datemi questo foglio e questo foglio. E questo si può levare. Quindi ditemi un po'. Ma allora, quindi il legno è 13. Il legno marcio era quello sotto i miei piedi o quello di fianco? Aspetta, te sei H13, quello. Poi D, Duncan 1. Alfira 2. Zenora. Vabbè, aspetta, io fa 3 e tu c'hai 0 a iniziativa. No, cioè sì, 17. Sì, c'ho 0. 17. Tra Uhu e Zenora chi ha più destrezza? Io ho 12. Anch'io 12. Allora, tirate un altro di 20 e ditemi un po' di più. 17. 16. Ok, quindi è un H più. Ok, e poi tocca al... Ma quindi non ho capito, te sei dentro le scale adesso. Non ho capito. Sei caduto no, te... si è sfasciato. No, no, lui è sempre lì dove... Ah, no, no, si è sfasciato solo la parete. Dove era? Ah, cioè, sono cioè, i topi che l'hanno tipo onda, i topi sono usciti fuori. Cioè, loro l'hanno spaventati dal suo pesticciare, attirati da lei. La dimora rimane solamente la canna con la carota, lei di scheletro. Ragazzi, se qualcuno muore c'è colpa del mio peso. Mi metterò dietro. Perfetto. Ok. E con la dieta in London non è difficile. No. Ma infatti non si spiega come fai ad essere ingrassato. Cioè, quando ruba il cibo. Ho capito, accidenti. La catena prima della fabbrica, poi te la mangi. Vedete è ragazzi, ferro, questo non è grasso, sono fatto 2 l'iniziativa. Sì. Ok. Io decidevo, non capivo se lo segnavo bene. Eri sorpreso. Sì. Va bene. Allora, Tarin, in realtà aspetta, prima c'è un turno, no vabbè non c'è un turno di sorpresa loro perché comunque anche voi ve l'aspettate, tocca a te Tarin. Ok, io sento Anzi, un tash. Aspetta, allora, te sei l'unico che non agisce questo turno, te sei preso di sorpresa perché stai facendo altro, vabbè. Tirami indagare, per vedere se trovi quello che stavi cercando. Indagare? Investigare, sì. 15. In questa zona non trovi altri topi e non sembrano esserci altri tanti. Okay. Dopo di loro tocca allo sciame di topi che... Quindi com'è considerato? Come un unico... È un'unica... Un'unica entità. Quindi non si può catturare. Allora, è un'unica entità, però è considerato come se ci fossero tante piccole entità dentro. Quindi io considererò, a seconda dei punti ferita che gli levate, come glieli levate, se li catturate o se... Lì. Madonna! Che schifo! Ragazzi, basta tirare un colpo delle cose. Ah, quelli sono uno sciame di ragni. E quello è uno sciame di ragni, sì, non ce l'ho uno sciame di ratti. Dove gli animali? Quindi. Noi ce l'avevamo a casa. Sì, ce l'avevamo di ragni. No. Esce fuori. E prova a prendere. No, vabbè, comunque siete in due lì davanti. Tre. Sì, ma lei è un attimino indietro. Voi due siete. Siamo noi due. Quindi ditemi chi vuole pari e chi vuole dispari. Prima le signore. Ma chi c'è come? No, io terzo. Pari. Dispari. Ok, pari Alfira. Dispari. No, ma perché non riesco a mettere? No, pari Alfira, abbiamo detto dispari 100. Quindi pari al fila, prende te.
sommersa dai ratti. Esce questo sciame di questa quantità, saranno quasi una ventina di ratti. È morto lui nel frattempo. Che ti arrivano addosso e provano ad attaccarti. Te consecchio lì. Esatto, te sei cerco di acchiapparli in realtà. Te provi a acchiapparli, ma più che altro ti stai difendendo usandoli. Cioè, lo prendo dal manico e inizio a roteare. Esatto. Lancio del peso. Questi provano a prenderti. Fossero solo due copie. Ma non ce la fanno. Okay. Di seguito poi esce. Te sei sopra le scale, quindi? Sì. Ok, te sei qua. Esce un altro topo. Esce un topo dallo sciame, si separa e prova a venire a mordere te. Benissimo. Traumi. Ti prende. Sì. Ti fa un danno. Traumi. Scrivi traumi. No, cioè, beh, qualsiasi animale. Sì, no, io comincio ad avercelo agli animali. E scrivi proprio. Pellicce, ok, tocca a un bel demonio. Io vedo, cioè, che le stanno attaccando, comincio, si illuminano gli occhi. Prendo la scopa. E adesso che aveva ragione! E vado lì a non per ucciderli, per stordirli. Vabbè, sì, ma comunque i bambini, sì, come si era detto, almeno se fai critico li ammazzi. Ah, a posto, quindi vado con la mia scopa pronto a... Come... Sempre un D4 la scopa, giusto? No, è un D4 più la forza. Critico. Quindi ho la competenza alle armi semplici. Questa è considerata come arma semplice. Ok, quindi c'ho un più uno. No, 4. Quattro, provi, ma sono tanti, si muovono. State fermi, fatemi colpire! Esatto, ma loro non ti ascoltano purtroppo. Zenora, questo topolino ti è arrivato dietro di te e ti ha morso su una gamba. No, io inizio a urlare, chiudo gli occhi e col bastone ti muovo. Dopo io poi. Ok, sì, al topo o allo sciame? No, al topo mi ha morso. Vai, attacca con svantaggio. Solo perché chiudo gli occhi. Vabbè, chiuso io primo. Due. Non riesci. Mamma mia, ragazzi, cioè, moriremo per le toppe. Sì, no, sì, infatti. Sì. Beh, si può anche scappare. Alfira. Io col secchio, dato che ho quello in mano, appunto lo inizio a rotearlo e cerco di prendere il più topi possibile. Io però cerco anche di scappare. Il possibile. Va bene, dove ti vuoi muovere? In realtà ho gli occhi chiusi, quindi a casa. 4 o 5 per arrivare tipo qui. E poi urlo anche a lui di lanciare la rete. Se ce l'ho io la rete. A qualcuno, lanciate la rete! Va bene. Quindi provo a colpire. Io papà avete preso la scopa anche voi. vabbè, dai. Mi buttavo sui topi che stavo facendo. Ok, ti agiti un po', presa dal panico in questo momento, e non riesci a colpire nessuno. I topi provano a colpirti, ma ti mancano. Ah, ok. Questa era Doria. Sì, Doria. Duncan. Chi è Doria? Ah, Doria è quell'altro. Duncan. Quanto è più o meno l'altezza delle scale? Cioè, se riuscissi a cosare con la scopa e stand, riuscirei a acchiappare i topi da sopra? Sì, però sì, sì. Non hai vantaggio per questo. No, no, è che voglio rimanere là in posta. Sì, ce la fai. Ok. Bomba. Prendo la scopa e faccio... Dannati ratti! Facciamo cagare. E si rompe. Vediamo. A rotola. 9. Sei competente. Minchia, facciamo schifo. L'hai già aggiunta la competenza? Sì, più uno. Ok, allora no. Provi a colpirlo, bam, sbatti una legnata sul... Cioè, le fai uscire ancora. No, esatto, sulle scale non ne escono di più, perché sono già tanti, sì, quelli che sono usciti. Però c'è questo sciame di ratti che vorticosamente si muove intorno a voi. Tarin, tocca a te. Te ti sei reso conto del casino che sta succedendo? Ti sei girato un attimo per vedere quello che sta succedendo. Ma come avete fatto? Dov'è la gabbia? L'ultima volta che l'avete usata era qui accanto al tavolo. Ok, ci sono i ratti, sono tutti accumulati. Sì, stanno insieme e girano tra di loro, si montano anche uno sull'altro. Io... l'unica cosa che ho portato è il bastone che ci hanno dato prima, o la scopa, uno di quelli. Quindi quello che faccio, mi avvicino, vedo lei che sta scappando, non capisco molto bene. Quindi mi avvicino, se riesco ad arrivare lì. Sì, arrivi qui preciso. Ok. E provo anch'io a togliergli magari da addosso a lei.
perché sono su di lei, no? Sono intorno, sono intorno, sono intorno. E cerco di tramortirli come, okay, come esco. Vai, tira. E io ho la competenza nelle spade corte, basta, o anche nelle solo spade corte. Corte. Vabbè, se vuoi. Datemi una spada! No, solo spade corte. No, vabbè, sì, se vuoi puoi cambiare e mettere armi semplici, spade corte lo prenderai poi. No, vabbè, c'ho spade corte, ho usato quella. Sì, sì, vabbè, sì. 13. Hai preso. Ok. Dai, lo sciame sto. Sì, sto sì, prendendo. Certo. Stordisci. Uno. Un danno. Perfetto. Vabbè. Cucciò, uccidi un topo. Cioè, tramortisci un topo. Tramortisci un topo. Ok. Tramortisci un topo. E ora mi mangiano a me. E poi tocca a loro. E sì, vi siete in tanti. Te non sarai sopra, ma sarai di fianco, tipo. E siete in tanti di intorno. Provano, alcuni provano a mordere te e altri provano a mordere te. Eccoci. E quel topo lì viene su, arriva su di te. Quindi, prima di tutti ti prende. Secondo, quanto c'hai? 12. Eh? 12. Ti prende per uno. Eh sì, si è preso te, ha preso anche me. E no, non so quanti diversi. No, attacchi diversi. E a te ti manca il topo. La signora dei topi. Esatto. E vi fa. Vabbè, non mi tiro uno per tutti e due, dai. Quattro danni. Quattro danni e quattro danni. Mischia. Lo sciame è forte, cioè nel senso lo sciame fa danni. Quanto mi hai fatto? Quattro danni. Sei sicuro? Sono sicuro. Aia. Il topo ha agito, tocca a te. Io mentre sto, li sto tenendo lontano con la scopa, prendo la rete e lancio questa rete addosso a quello che... Allo sciame. Chiappo, sì. Va bene, vai. Sì. Fammi un tiro per colpire. Che bestiacce! C'è un halfling? Allora lo ritiro, sono un halfling. Sette, una, otto. Niente lo stesso. Cioè, non c'è... No, con la forza, otto, no. 8, non riesci, lo lanci lì di fianco, ce l'hai ancora i piedi, se vuoi la vuoi anche raccattare, sì, questo sì, sì, faccio, so così, non sto capendo niente. Ok, Zenora. Aiuta, sei... Vabbè, io apro gli occhi per vedere la situazione. Ne apri uno. Sono rimasti tutti sì, là. Sì, sono rimasti indietro. Ok, e niente, a quel punto li vedo tutti lì, tutti torno lì. Mi faccio un attimo di coraggio, affanculo. Chiedo scudo, sto morendo. Sì, no, infatti. Io mi sa che farò... E niente, provo a colpirli col bastone. Vai. 3... No, 12, scusa. Preso. Il giocatore. Un di 4 più la forza. Il regolo del sabato. Faccio meno 1. 2. 2. Altri, un altro topo tramortito. Vai. Yeah. Ma era quello dello sciame o quello... No, dello sciame, dello sciame. Zenora, Alfira. Allora, su questi scaffali qui c'è qualche bottiglia? Sì. Tipo, cioè io sto cercando o roba alcolica o olio. Cioè, c'è qualcosa che mi può sembrare... Volendo c'è entrambe. Io non vorrei. Sai, diciamo, non da dove sei, non le sto dicendo. Ne chiamo una a caso. Cioè io, no, voglio lanciarmi addosso perché penso che sia l'alcol che l'olio addosso gli possano dare fastidio. Quindi, okay. Cioè, voglio provare a rallentarli fondamentalmente. Quindi acchiappo e bottiglia di vetro la butto con forza cercando di spaccarla in terra o se si sta, cioè se si stappa facilmente la stappo. Allora fai se un tiro per colpire. No, è chiusa, non è facile. Allora provo a spaccarla. Un baldino novello. 17 più forza? Sì. No, va benissimo. Schianti questa bottiglia addosso, vedi che tramortisci anche uno dei topi. Quindi gli fai un altro danno. E questo liquido che guardiamo potrebbe essere o vino o un altro tipo di alcolico o anche olio per lampade. Quindi facciamo un 33%. No, non gli voglio dare forza, gli volevo. Allora, vino, olio, liquore. Ok? Sono 33, 66, 99. 53. Olio. Quindi rompi questa boccetta.
Esatto, e loro diventano, diciamo, afferrati. Non mi ricordo, ora sì, guardo gli schiavi, sì, guardo che cosa fa l'incantesimo unto. Esatto. Comunque, te fai questo. Loro sono tutti scivalmati di olio. Noi appesi scalzi, io mi sono spostata stando adiacente a loro. Ti sposti, non puoi spostarti. Non posso spostarmi. Perché c'è il ratto nel mezzo. Ah, perché lui è allora. E lui è cattivo. Questo è un ratto. Ti mangia se ti avvicini. Un to. Ok, Duncan, tocca a te. Sì, il terreno dove sono, dove lo sciame di rapti è terreno difficile, quindi loro si muovono di me. Ragazzi, ricordatemi come un eroe. Ah no, devi fare un tiro salvezza, aspetta. Ti lanci? No, prendo la rincorsa. Alla, a essere pronto. Salgo in cima alle scale. I topi, i proni. No, lo sciame è immune, lo sciame è immune. Direi il topo. Vabbè, singolo era sarebbe flavor, però. Era per sì, sì, no, ci sta, ci sta. Mi faccio coraggio, salgo in cima un pochino le scale, faccio una rincorsa e mi butto da sopra cercando di schiacciare più topi possibile col culo. Col tuo peso. Quindi, considerando faccio sto... buttandomi da qui, quanti metri sono? Di altezza? Ma fa 1,3 metri. Quindi... Te danni non te ne fai. No, perché voglio usare i danni della caduta. A stella. Che quando te cadi sopra una creatura, sì, praticamente vi dividete i danni per due. Cioè uno schiappa la metà, l'altro l'altra metà. Allora, quant'è? Un di 6 danni? Non lo so, dopo i primi 3 metri, sì, c'è scritto qua. Dopo i primi. Non mi ricordo. Ma poi semplicemente cadegli addosso col tuo peso. Ma sì, dai, così. Senza usare i danni. Un di 6, ma facciamo, mi pare sia così, un di 6 danni dopo i primi 3 metri. Ok. È caduta, quindi sono un di 6 danni. Ok. Però devi farmi il tiro per colpire. Mm? Un tiro per colpire lo devi fare. Ah, cioè, ovvio. È ovvio. Ovvio. Che tiro di salto. E vai! Un altro 9. 9, 9, vabbè, tira un vantaggio perché sei dall'alto, è un tiro dalla distanza, tra virgolette. Dai, riuscirò a fare il primo attacco nella campagna. C'è altro caso? Avrò colpito solo una volta, era quel tizio sul naso. Quant'è? Anche meno. No, mi cade addosso. No, diciamo... Un vantaggio, quindi c'è esatto. Lì attorno. Cadi per terra. Nel mezzo. Nel mezzo ai ratti e sei... Ah, fammi un tiro salvezza sulla destrezza. Pronto, sei prono. Ti mangiano vivo. Perché da... scivoli sull'olio. No, no. Quello è affatto male. E metri anche. Darin, te quindi si lancia. Pure metri rotti. Tocca a te. Io sono stato morso parecchio da questo sciame di topi. Però rimango lì, vedo lui che mi casca davanti, avendo soltanto molto poco effetto. Vorrei piangere. Banzai! E niente, continuo a picchiarmi, anche perché non penso che intorno a me ci siano cose da poter prendere, che sono in mezzo alla stanza. No, no. Sono circondato dei ratti. Quanto hai fatto? Sì. Perfetto. Tocca allo sciame. Sì. E se lo mangiano adesso. Cibo! Attaccano te. È pieno di cibo addosso. Sei, sei caduto addosso, loro sono riusciti a scansarti, attaccano te. Cioè, sei prono. Quindi a vantaggio, no? Quindi a vantaggio. Minchia. Ti ha preso. Ok. Ti fa 7 danni. Tutti questi... Ciao, il coso. Vai, tiralo. Addio. Quanti? Riduco di 3, quindi prendo 3 danni. 4. Sono 7. Meno 3, mamma mia. Quanti ne hai tolti? Ne ho torti uno più il mio modificatore. Quindi 3. Quindi 4. Esatto. Okay. Quindi prendi 4 danni. Questi matassa di topi che ti salgono addosso iniziano a rosicchiarti ovunque. Io posso lanciare la rete a lui? No, lanciare nel senso d'aria, perché io voglio cominciare a picchiarli malamente. Lo puoi fare. Beh, sì, con l'azione bonus gliela lancio. Ok. Vai. Darin, prendi questa, io non la so usare! E dopodiché prendo la scopa a due mani e comincio proprio a spazzare così. Vai. Maledette bestiacce, 13! Vai, l'hai preso, sì. Tira i danni. Aumenta se lo prendi due mani. 4 danni!
La scopa volendo potrebbe essere versabile. Ah, più una forza, più 5 danni. Più 5 danni. Però aspetta, c'ha ragione effettivamente. La scopa è diciamo è versatile, quindi fa tira un D6. Invece è un di allora, 4. I 5 non li tengo. Allora anch'io primo. 6. 6 più 1. Più 1 7. Maledette bestiacce. 10. Ok, quindi arrivi di questa spazzata, un monte di topi vengono letteralmente schiantati contro il muro e sembrano rintontiti, alcuni hanno perso i sensi. Zenora. Chi c'è lì? Quanti altri ne abbiamo raccolti? Poi alla fine devo dire, esatto, ora non c'è il tempo di contarli. Cosa? Chi è per terra a parte Duncan? Solo Duncan. No, solo Duncan. Ah no, vedevo. Questo è lei. Mi sono ribaltata. Ma te eri qui? Sì, ma infatti non so perché sono finita. È caduto lui e è tremato tutto. Terremoto. Niente, in realtà provo a dare una mano a Duncan per rialzarlo. Sì, che va bene. No, in realtà gli coso il bastone per aggrappati. Va bene. Che c'è la carota in cima, sì. Quindi non funziona bene. Duncan ha tirato dalla carota. Si rialza con la bocca. Ha tirato dalla carota, esce fuori dalla zona dei ratti e dalla zona d'unto. Non doveva finire così. Speravo di fare almeno un tiro sopra il 10. L'ho fatto in 0. Finito questo. Questa è la Zenora, Alfira. Io continuo col mio secchio. cos'era il secchio sempre su forza? Sì. Vabbè, 11. Presa. Oh. 1d4. 4. Più uno fa più forza. Non c'ho forza io. Ok. Tiri questo colpo, prendi due topi, anche questi schiacciati a terra, ricoglioniti. Io non li volevo uccidere. Ma non sono morto, no, sono trovato. E poi tocca, questa era Alfira, Duncan. Sei appena stirato fuori, c'è una carota in mezzo. Già mezzo mangiucchiato l'altro giorno. Mi mangio la carota e la mando giù, tipo diciamo che la sgranocchio tutto in un morso e prendo la scopa a due mani. Voglio colpire sti topi, non ho mai colpito sti topi, voglio colpire i topi, odio i topi. Vai. Trauma per tutti. No. Oh, un tiro sopra il 10 finalmente. Vai, tanto basta. Dai, tira il D6. Tira un D6, sì, sei ok. We are the champions. Ma fai 2-4. 4 totale? Sì. Ok, i topi sono stati quasi decimati, cioè quasi non uccisi perché non tramortiti. Li avete uccisi. Quasi tramortiti tutti. Ce ne sono ancora alcuni che continuano, cioè qualcuno che continua a girellare intorno ai vostri piedi. Tarin. Quanti sono? Del tipo più di una decina o meno? No, no, saranno 4-5. Ah, vabbè, allora sì. Ti prego. Hai la rete? O la rete? Sì, vabbè, butto la rete per cercare di prendere questi 4-5 che rimangono lì. Ok, fai il tiro. Perché immagino che riesca comunque a prendere più topi. Sì, sì. Li prendi tutti tendenzialmente, sì. 9 mi sa di no. No, 9 no. E quindi te provi a lanciare la rete, ma finisce per terra lì, prendendo alcuni topi, però sono quelli già tramortiti. Mm. Quelli ancora svegli e attivi continuano a muoversi. Tocca proprio a loro e provano a mordere te, visto che sei bestiaccia. Che sei quello che li ha, con un colpo li ha sbaragliati. Mi sa che non ti prendono. 12 non ti prendono. E poi arriva il topo, che invece è sempre di fianco a te, prova a morderti, che prima me lo sono anche dimenticato. Però ti manca anche questo, prova a morderti, si muove un pochino, si sposta anche un po' di lato vicino alla cassa, però ti manca. E... visto che già ci sono,
Cos'è che dicevate? Ah sì, facciamo così, facciamo così. E non li prendo. Vaffanculo. Il tuo colpo passa a vuoto. E cade al piede. No, no, non posso fare due cose contemporaneamente. Non posso parlare con lui. Vabbè, io niente, ho la scopa in mano, provo a usarla. Cado chi più. Vai. E fa prendere gli ultimi. 15. Preso. Tira danni. Un di 6. Meno 1. Vabbè. 4. 4 totale. Pum, pum. Rimane lo sciame, è praticamente tutto stordito. Rimane solo quel topo lì nell'angolo. E esatto. Poi si volevo correre a prendere la gabbia e inizio a buttarci lì dentro. Te corri verso la gabbia. Vabbè, sì, volevo. Volevo. Al fila. Io provo a tirare una secchiellata a quello lì che mi prende di fronte. Io guardo tu. Lo guarda me. Te come non importa tirare, c'ha un punto fuori. Ho fatto uno. Basta. C'ha appunto, cioè Zenora che ha tirato quest'ultimo colpo stordendo. Allora, anziché tirargli una secchiellata lo blocco, esatto, col secchio. Colpendo gli ultimi due che stavano insieme agli altri, e te invece alzi il tuo secchio al cielo, tum, lo tappi questo topo e poi ti ci siedi sopra. E qui tutti con il fiatone, qualcuno anche ferito, pieno di morsi di topo, siete tutti pieni di morsi di topo, però avete un totale di, dovrebbero essere, ne avete storditi, allora, tre singoli, esatto, tre singoli più lo sciame, sono 21. Minchia. Topi. Oh, però c'è uno che si è nascosto dietro le... esatto, dentro il marino, andare a vedere di là. C'era uno che si è nascosto qua. Sì. 21 topi. Ma intanto raccogliete i topi, raccoglieteli! Sì, sì. La è abbastanza grossa questa qua. Sì, sì. Vabbè, io inizio a buttarceli dentro. Li prendete tutti e li fate entrare attraverso le sbarre. 4, 10. Esatto, poi vende contro il centinaio. 70 topi! Cos'è che dicevate? La carota! Il bastone ci vuole, non la carota! Intanto mi ha funzionato. I primi due hanno funzionato. Ha funzionato. Non ci aspettavamo gli altri. Che Duncan 70. Non avesse fatto esplodere le scale. Non so perché. Ha funzionato! Sì, ma siamo stati morti. Quindi? Ah, ok. Te volevi attirare tutti quei topi con una sola carota. Magari non ci mordevano. C'è certo, come la voce. Quest'ultimo topo cosa fate? Andiamo a prenderlo. Io senza so pietà. Io non lo so. La prendiamo a schiaffi, la tieni dentro col bastone. Tum, tum, tum. Le interroghiamo e chiediamo dove sono gli altri topi. Vai, ditemi che si finisce. Chi è che lo sa questo? Lo sapete, uno e l'ultimo topo. Grazie, ma c'è l'ultimo topo. Non l'hai visto. Andiamo, l'hai visto. Andiamo a cercare l'ultimo. Andiamo a cercare l'ultimo. Ho fatto un hai visto questo qui? Sì, quando io è quello là. Questo no, qua l'hai visto. No, no, lui che avevi visto quello laggiù, è vero, voi due avete visto quello che è scappato. Sì. Quindi se non ce lo dite, dovrebbe esserci, forse ce ne sono altri di là. Abbiamo visto, un topo. Dimmi dov'è? Ferma un attimo, prendo la rete, mi giro, non c'è più ovviamente con tutto sto casino, si è nascosto dietro quei barili. Proviamo a spostarli, sia da solo, però ormai che ci siamo speriamo sia da solo. Andate verso questi barili, vi mettete a cerchio intorno a questi e, d'accordo, dopo il 3 di qualcuno, li spostate. Però questo topo non c'è. Fatemi una prova di percezione, esatto. Indagare, perché percezione. Indagare? 10. Investigare, 5. Indagare. No, 7. Il pallino che serve non c'è. No, non c'entra. 10. 14 indagare o percezione? Indagare 13. Ah no, allora 12 indagare 12. Ok, voi due notate che c'è una piccola fessura nel muro che potrebbe essere entrato lì, però è effettivamente molto piccola, potrebbe essere andato da qualche altra parte in questa stanza. Non lo sapete, lì c'è una fessura. Penso che sia entrato lì dentro.
Di là sappiamo cosa c'è? No, siete nel sottosuolo. No, ma... Beh, forse dovremmo comunque dire al signor Coso che il suo magazzino è pieno di buchi e quindi ovviamente i topi entrano. Magari possiamo tappare quel buco. Sì. Sono d'accordo, gli altri buchi. Sì, tappiamo anche i buchi, già che ci siamo. E con cosa facciamo li tappiamo? Abbiamo messo i suoi chiodi! Ma infatti, facciamoli tappare a lui, oppure se ci paga glieli tappiamo noi. Ok, qualcuno vada a dirgli che abbiamo scacciato i topi, che ci sono i buchi da tappare. Ma prima facciamo questo e cerchiamo magari nel resto della stanza. Ma se si è infilato nella fessura? Io potremmo... Facciamo un giro della stanza. Sennò. Ok, andiamo a cercare. Se volete fatemi un tiro di... Sì. Investigare. Lì ho già cercato. Vabbè, cercato. Cioè, no, glielo dico. Cioè, 17. Dico, no, 17. Indagare? Sì. 11. 13. 12. Vabbè, anche te sei qua. 2. Te hai fatto 17. Sì. Non trovate niente. Non trovate altri topi. Ok. E fessure? Fessure neanche. Okay. Quella sembra essere la fessura, sì. E okay. Allora, intanto sappiamo questo. Chiudiamola! Non avevi dei chiodi tu? Ho dei chiodi. Ma è di pietra. Provare a... È di pietra il muro? Sì, cioè, ci sono delle torce? No, c'è come nell'immagine c'è un lampadario. Con le candele. Sì. Possiamo tapparlo con la cera. Diciamo al signore che poi verrà. Ma potremmo tirarlo fuori con... affumicando con un po' di fumo. E come prendiamo da lassù? Io ho questo, non so bene usarlo, c'ho l'acciarino che avevo rubato. Fu così che andò a fuoco. Io ho un po' di carbone. E che cazzo da fuoco? Carbone? Sì. Sul carbone. Sì. Secondo me rischiamo di dare fuoco a tutto. Sì, no, è meglio di no. Un pezzettino di tessuto. C'è un pezzettino di tessuto, ci sono dei sacchi qui. Possiamo dare fuoco alle scope? Cioè, trovi anche qualsiasi cosa. Eh sì, prendo un pochino di paglia. No, la paglia non c'è. Dalle scope. È un magazzino. Ah, c'è la scope. Okay. E cerco di fare un po' di fumo per farlo uscire dentro la fessura. Cosa devo tirare per far del fuoco? Per diventare piromane. Esatto. Però, Fammi una prova di sopravvivenza. Sai usare una cera? 14. Riesci a dare fuoco a questa pagliuzza senza dare fuoco a niente? Oh, ti sì. Ci provo tra e la metto dentro, ci metto un'altra po' magari e poi la spingo dentro. La fessura è molto molto piccola, spingi dentro ma non succede niente. Ok. Esce un po' di fumo. Sì, esce un po' di fumo, ma dopo poco probabilmente si soffoca il fuoco e non esce né fumo né topo. Io direi di tapparla e andare a chiamare. Andiamo a chiamare te. No, stiamo di... chiamare... Io sto di guardia, voi andate a controllare, a chiamare il vecchio. Ok. Va bene. Ok. Portiamo sulla sabbia. Come iniziate a avviarvi verso il piano di sopra, Duncan porta la gabbia, essendo il più grossotto di tutti voi. Rimane sotto a fare da guardia a questa entrata, pronto con la scopa in mano. La nostra sessione si conclude qui e riprenderemo poi la prossima volta quando andrete a parlare. Nessuno è morto con il vecchio Davnan. Nessuno è morto.